Amici telespettatori, ci troviamo dinanzi a un edificio storico di culto importantissimo per la nostra provincia bresciana, l'abbazia olivetana Rodengo Saiano. Oggi qui davanti a noi si sta preparando una grande gara, la RS Bike. Questa società, nata lo scorso febbraio, ha organizzato la prima gran fondo del Parco delle Colline. Accanto a me c'è un altro dei protagonisti di questa gara a livello amministrativo, vale a dire l'assessore allo sport, il signor Francesco Bonometti, che ci parla di questa gara, in modo particolare inserita anche a corollario di un'edizione straordinaria, la 19ª della Festa dello Sport in questo comune. A lei il microfono, assessore. Beh, grande soddisfazione, grande orgoglio nel vedere questa grande partecipazione a questa fondo Parco delle Colline, inserita all'interno della 19ª edizione della Festa dello Sport. RS Bike, questa associazione nuova che è costituita a Rodengo Saiano, sta lavorando con grande intelligenza, con grande lungimiranza nell'organizzare queste competizioni. Certamente arricchiscono il programma intenso che abbiamo vissuto questa settimana, che oggi si porterà a compimento questa sera con lo spegnimento del braciere dello sport. È un successo questa gara con l'orario di tutte le grandi manifestazioni inserite che hanno avuto questa grande partecipazione. Sport e anche beneficio, sia fisico che psichico. Secondo lei, caro assessore, per spronare ancora più gente a partecipare a qualsiasi attività sportiva di tutti i generi, di tutti i tipi, cosa si può fare al giorno d'oggi, anche con un consiglio da dare alle persone che ci guardano a casa e che magari sono lì comodamente sedute in poltrona? Beh, noi per esempio all'interno di questa 19ª edizione della Festa dello Sport non abbiamo inserito solo gare, competizioni, saggi o dimostrazioni, ma abbiamo inserito anche diversi momenti culturali ed educativi per promuovere l'aspetto educativo dello sport. Per esempio abbiamo lavorato molto con le scuole facendo un concorso di disegni, abbiamo lavorato con delle esposizioni, una mostra fotografica, abbiamo lavorato con convegni, dibattiti con ospiti illustri, con serate dedicate alla montagna, con Nives Meroy, con il gruppo escursionisti di Rodengo Saiano, e abbiamo anche fatto molte gare con l'inserimento dei disabili, dei portatori di handicap, dunque con associazioni che portano avanti queste discipline. Dunque un aspetto per promuovere non solo competizioni, non solo campioni, ma per promuovere proprio l'aspetto di base dello sport. Bene, quindi per fortuna il panorama offre tante iniziative anche a livello aggregativo, per cui amici di Pianeta Giovani continueremo sempre a seguire con grande attenzione questa gara e tutte le altre che naturalmente competono nel nostro territorio. E dopo questa bellissima ed esaustiva introduzione prendiamo la linea dando il bentornato a tutti gli amici di Pianeta Giovani. Ancora una volta siamo a mangiare un po' di polvere con gli oltre 250 bikers che oggi si stanno testando in questo percorso della Gran Fondo Parco delle Colline. Mentre vediamo che il gruppo si sta già sgranando sulla salita della Santissima di Gussago, prima asperità di giornata, sentiamo le interviste fatte da Fabio ai vincitori assoluti maschile e femminile. A vincere questa gara, amici, a Rodengo Saiano, questa prima gran fondo del Parco delle Colline organizzata dalla RS Bike, è Johnny Cattaneo, questo corridore bergamasco. Abbiamo detto già quando è arrivato la forza che ha dovuto imprimere naturalmente per conseguire questo traguardo, questo successo, e vogliamo un po' chiedere anche a lui questo percorso, come l'ha vissuto sulle proprie gambe, ha condotto, diciamo così, dalle prime battute. Sì, è stata una gara impegnativa. C'è stato, come dicevo prima, un lotto di partenti molto titolato, percorso, come dicevo, ha dato molta selezione, molto tecnico, e infatti gli stacchi hanno dato un riscontro positivo secondo me a livello della gara. La maggior difficoltà che hai dovuto affrontare? Ma gli avversari, come sempre. Il percorso, come detto, è un bel percorso, c'è molta tecnica, c'è da guidare in discesa, c'è da guidare bene in salita, e insomma percorso completo. Parlavi di antagonisti, chi temevi di più? Ma c'era il mio compagno di squadra che ha vinto la scorsa settimana i mondiali di cross country, Riccardo Milesi, c'era Botero colombiano, ci sono molti bresciani, qui c'è Bongioni, c'è Zaglio, e diciamo che ognuno poteva essere il vincitore tra noi. Quando si taglia per primi il traguardo, il primo pensiero va, e quindi vogliamo dedicare questa tua prestazione formidabile oggi? Ovviamente a chi ci permette di essere qui oggi, alle nostre società che
tra mille difficoltà comunque credono in noi e investono tempo e denaro su di noi, insomma. Il prossimo impegno dove i telespettatori potranno seguirti e ammirare la tua forza e la tua capacità? Ma proveremo a fare qualcosa di buono gli italiani marathon che ci correranno qui a Odolo domenica prossima. Molto bene, naturalmente in bocca al lupo anche dalla nostra struttura televisiva, l'applauso da parte del pubblico a Johnny Cattaneo vincitore. E sempre, dicevamo, della stessa squadra, dello stesso gruppo che oggi naturalmente sarà felice di questi piazzamenti, la vincitrice femminile, quindi Michela Benzoni, originaria e residente a? Allora, originaria a Siriana, vicino a Clusone, Ardesio, e domiciliata in Svizzera, però sono sempre bergamasca. Io mi auguro che le nostre telecamere facciano un bel primo piano anche agli occhi di questa ragazza, perché è meritevole, perché dobbiamo sempre sfatare il fatto che le donne siano solo casalinghe o non abbiano voglia di impegnarsi, invece in questo caso pensate, con mi sembra 20 minuti di distacco dal proprio compagno di squadra è andata bene oggi. Anche da parte tua un commento tecnico? Ma ho già avuto l'occasione di fare i complimenti a uno degli organizzatori, perché veramente ho trovato il percorso bello, vario, molto impegnativo, tecnico, e poi tutto il resto, pasta party perfetto, docce belle calde e solo cose positive. Ecco. Sono tutti degli accorgimenti che vale la pena di segnalare. Temevi, faccio la stessa domanda che ho fatto al tuo compagno maschile, qualche avversario in modo particolare oggi, se ti va di elencare anche qualche nome? Ma... arrivo dal mondiale in Belgio e la condizione è buona. Ovviamente ogni gara ha la sua storia e bisogna comunque partire tutta, andare tutta. Può succedere di tutto, bucare, cadere, però oggi mi è andata bene, dai. Un'ultimissima domanda che se lo chiederanno sia le signore che corrono, ma soprattutto quelle che invece magari non affrontano queste gare: quante ore bisogna prepararsi in una settimana o quotidianamente per praticare questo sport non facile? Dipende tutto quale livello si vuole correre. Nella categoria elite, per fare certi risultati bisogna allenarsi tanto. Se fai una gara di 6 ore devi allenarti per fare una gara di 6 ore, se fai una gara come oggi è diverso. In ogni caso ci vuole tanta forza di volontà e tanto sacrificio, quello negli sport di fatica è così. Queste sono le caratteristiche principali. Direi di tributare ancora un applauso a questa donna, prima oggi e prima in tante altre occasioni, lo sappiamo perché è una di quelle che da anni fa parlare di sé. Torniamo alla cronaca, non potendo che associarci ai complimenti fatti agli organizzatori. Veramente un bel percorso questo, che si snoda tra i comuni di Rodengo Saiano, Gussago, Ome e Monticelli Brusati. 40 km adatti a tutti, con salite non micidiali, ma con pochissimo respiro tra l'una e l'altra. Oltre 250 bikers che si sono dati appuntamento questa mattina a Rodengo Saiano, e in questi abbiamo trovato nomi di caratura internazionale che si sono voluti mettere alla prova su questo tracciato, che prevedeva anche una prova speciale cronometrata sul finale di gara con la scalata ai 383 metri del Monte Berta e relativa discesa. Ma non dilunghiamoci troppo e diamo nuovamente la linea a Fabio per sapere cosa ha detto ai nostri microfoni l'organizzatore di questa manifestazione. Eccovi l'intervista di Davide Bontempi. Amici telespettatori, siamo accanto al responsabile di questa RS Bike che oggi ha tenuto banco a Rodengo Saiano, vale a dire Davide Bontempi. Lo vediamo con uno sguardo sereno, soddisfatto e gratificato dalla numerosissima presenza, sebbene fosse la prima edizione di questa grande corsa che si è snodata qui in parecchi comuni della nostra zona. Davide, a te l'onore quindi di dire un po' come si è creata, si è formata questa corsa, ma soprattutto come siete partiti ad ufficializzare questa gara dopo che il gruppo è nato solo dallo scorso febbraio. Bene, innanzitutto abbiamo creato un comitato organizzatore andando a chiedere agli associati RS Bike chi voleva farne parte. Da lì, nel mese di marzo, abbiamo iniziato a tracciare i primi percorsi, a andare a valutare le prime linee che potevano essere utilizzate.
e siamo arrivati nel mese di giugno ad avere quasi ufficiale tutto il percorso. È stato fettucciato per chi lo poteva percorrere già dal mese di luglio, cioè quasi un mese prima dalla competizione. E anche questo ha permesso a chi è nella zona di poter innanzitutto vedere bene il percorso. Da qui abbiamo toccato anche le parti più caratteristiche della zona, come dicevi tu prima nella telecronica, Fabio, dalla Monte Santissima al Maglio Veroldi, al Mondo X, alla casa di comunità. Abbiamo avuto anche dei problemi in quanto certi passaggi devono essere garantiti solo il giorno della gara. Comunque, sotto l'aspetto tecnico, secondo il nostro avviso era un percorso bello che aveva un mix di tutte, diciamo, di quasi tutte le difficoltà. Obiettivo centrato, quindi quali sono i presupposti, le ambizioni, le aspettative? Adesso poi farete una valutazione naturalmente quando vi incontrerete col resto del gruppo. Per quanto riguarda la prossima edizione, lo abbiamo già sentito poc'anzi durante le premiazioni. Allora, innanzitutto noi oggi abbiamo organizzato questa manifestazione, 26 d'agosto, c'erano due grandissime altre manifestazioni, la Mega Bike in Folgaria e la South Garda a Medole. Grosse manifestazioni, altri tipi di investimento. Noi avevamo un budget di 150 iscritti, l'abbiamo superato, siamo contenti. L'anno prossimo dobbiamo fare una verifica nel mese di novembre, ci siamo dati appuntamento per capire se la data sarà ancora la stessa o andremo a modificarla. Sicuramente il percorso è già ufficializzato, verrà allungato di 5 km andando a integrare di più forse il comune di Monticelli. Questo è tutto. In funzione a quello che è successo oggi siamo contentissimi, abbiamo avuto più di 250 iscritti, persone importanti, persone che si sono abbandonati dalla South Garda per venire qui da noi. E bene così, va bene. Ci sono già quindi degli obiettivi, delle idee ben chiare. Ricordiamo agli amici telespettatori il sito internet sullo quale possono rivedere alcune delle fasi di questa gara e poi consultare anche un po' le classifiche. Sì, allora sul sito internet www.granfondoparcodellecolline si potranno scaricare tutta la classifica data sia in assoluto che in categoria. Bene, e vi aspettiamo naturalmente il prossimo anno qui a Rodengo Saiano per la seconda edizione della Gran Fondo del Parco delle Colline. A Davide Bontempi e a tutto il suo gruppo naturalmente gli auguri anche da parte nostra di Pianeta Giovani. Grazie. Pronti per le classifiche, cominciando da quella maschile vinta da Cattaneo Johnny della Lissone davanti a Botero Salazar, John Jairo della Macosta, Milesi Riccardo della Lissone, Bongioni Alessio della Zaina e Betelli Pierluigi della Scott. Per le donne, primo posto a Benzoni Michela della Lissone, che precede Dusina Cristina della Agnosine, Besseman Uta della Team FM Bike, Abril Laura della Macosta e Tomasini Adriana della Freebiker Busco. La prova speciale è vinta da Botero Salazar, John Jairo della Macosta davanti a Cattaneo Johnny della Lissone e Milesi Riccardo anch'esso della Lissone. Nel femminile la prova speciale è vinta da Benzoni Michela della Lissone davanti a Dusina Cristina della Gnosine e a Abril Laura della Macosta. Passiamo alle classifiche di categoria, cominciando dai Master Sport, dove ha dominato Lazzari Stefano della Iseo davanti a Scotti Alessandro della Zaina, Ghisoni Fabio della Team Todesco, Codenotti Omar della Zaina e Lombardo Francesco della Gnosine. Master 1 vince Bongioni Alessio della Zaina davanti a Dora Alessandro della MTB Italia, Pernini Marco della Zaina, Mattiello Marco della Piton e Taveri Marco della Cicli Bettoni. Passiamo ai Master 2, dove vince Milesi Riccardo della Lissone davanti a Zappa Marco della Kona Top Race, Zaglio Manfredi della Team Todesco, Bombonato Stefano della Salieri Adventure e Marinoni Pietro della GS Rampi Team 96.
Nei Master 3 è il Montorfano a vincere con Pellegrini Claudio, che precede Casciotta Vittorio della MTB Italia, Barbera Massimiliano della Racing Rosalab Freebike, Moretti Giuseppe della Nuova Arca e Maffezzoni Gianfranco della Libertas. Master 4, vittoria per Stefano Tiziano della Zaina davanti a Gnatta Bruno della MTB Italia, Peracchi Silvano della Gussago, Scalvini Bruno della Zaina e Ricci Leonardo della Rosola. Nei Master 5 vince Eliseo con Grisoni Alberto, che precede Benini Dario della Erbusco, Mingardi Fausto della Padernese, Peracchi Mauro della Gussago e Zanardelli Armando della MBO Bike Club. Per i Master 6-7 troviamo nell'ordine Bolberti Nino della Agnosine, Gazzoli Fulvio della Sellero Novelle, Sanzeni Giuseppe della Rosola e Cervati Giuliano della Verola Nuova. E non ci resta che concludere con gli escursionisti, dove vince Tomasoni Mauro davanti a Maranza Marco, Bellotti Pierangelo, Manenti Claudio e Caldara Floriano.